Innanzitutto possiamo mettere dietro i peli, va. Ah, sì. Non si sente, non si sente. È importante sentire. Metteteli lì davanti. Qui ci sta. Qua però ci la voglio. Ok, scusate, allora buongiorno a tutti, innanzitutto ringrazio tutti gli organi di stampa per la vostra presenza, ringrazio anche i tanti amici che questa mattina hanno voluto onorarvi per la presentazione di questi premi per il Festival della Canzone Italiana. Io ormai sono diversi anni che collaboro con questo evento e di questo mi sono veramente onorato. Collaboro con lo spirito di rappresentare non solo quella che l'Accademia l'ha affidato, ma anche di rappresentare tutto il mio territorio. Quest'anno sono tanti i premi che abbiamo realizzato per questo evento, sono state tante le commissioni che ci hanno chiamato, tutti eventi ufficiali del Festival di Sanremo. Ci tengo a sottolineare questo, perché Sanremo è una grande vetrina e ci sono tanti eventi, ma bisogna capire quali sono quelli ufficiali e quelli non ufficiali. Sono stato contattato e ho realizzato il premio, che ho realizzato già lo scorso anno, il premio numero uno Città di Sanremo. Questo è un premio che viene assegnato ai grandi protagonisti ed interpreti che con la loro presenza hanno segnato i momenti salienti della storia della Kermesse. Lo scorso anno questo premio è stato consegnato a Pippo Paolo, quest'anno in particolare sarà assegnato ad Albano Carrisi, che ha totalizzato negli anni il maggior numero di presenze della Kermesse. Il premio sarebbe questa palma che ho realizzato in argento, dove è stato inserito anche un numero 1 e un fiore con una pietra di topazio azzurro. Questo per rappresentare la palma di Sanremo, ma anche il fiore e l'azzurro che vuole rappresentare la città dei fiori e del mare. Per il premio dietro le quinte, è la quinta edizione, sono stati realizzati i premi composti da una D e una Q, sempre con dei castoni in argento e dei lapis. Per questo premio c'è una giuria molto importante, presieduta da Dario Salvatori di Rai 1, composta da Marinella Vengoni della Stampa, Mario Luzzatto Fegis del Corriere della Sera, Marco Molendini del Messaggero e Marino Bartoletti della Rai. Hanno deciso tutti di assegnare quest'anno i premi al grande musicista e compositore Pino Donaggio, ai direttori d'orchestra Pinuccio Pirazzola e Vince Tempera, al capostruttura della RAI e del Festival Claudio Facolo, alla caporedattrice di RAI 2 Carlotta Tedeschi, al re degli uffici stampe della musica italiana Michele Mondella e al dirigente di RAI 1 Antonio Azzalini. Inoltre, sempre nell'evento del premio dietro le quinte, sarà riconosciuto un premio all'artista europeo, internazionale, che è Lara Fabianna, che riceverà per l'appunto questo bassorilievo in argento dove è stata realizzata una bandiera coloreopa stilizzata con delle stelle in foglio oro. L'AFI, l'Associazione Fonografici Italiani, che ormai da diversi anni collaboro, quest'anno consegnerà un premio a 3 artisti. Diciamo che sono 4 gli artisti, perché Romino, Albano e Romina Paola arriveranno insieme. Sono quei premi che consegneranno sia Albano e Romina, quest'anno ci sarà questo grande debutto di nuovi e la coppia di queste due grandi. Io sono onorato di poter realizzare ancora una volta dei premi per Albano. In tutti questi anni sono già 7 i premi che ho realizzato per Albano, per cui c'è questo grande rapporto anche di amicizia, e quindi quest'anno vivremo di nuovo questa bellissima esperienza, perché saranno 2 eventi noi dove consegneremo i premi ad Albano. Uno che sarà, come dicevo prima, il premio numero 1 e poi successivamente il premio dell'AFI. E l'AFI consegnerà il premio sia ad Albano e Romina, ad Anna Tatangelo e sempre alla Lara Fabianna. Inoltre abbiamo realizzato il premio per il vincitore del Festival della Canzone Italiana, che sarebbe questo bassorilievo composto da una lira in foglia d'oro, e questo sarà il premio che verrà consegnato a Casa Sanremo, che è il salotto del, diciamo, il fulcro delle iniziative del Festival. Quest'anno in particolare Michele Affidato sarà a Sanremo non solamente con la creazione e con dei premi, ma sarà anche presente a Sanremo con delle sue creazioni. Infatti saremo insieme alla mia testimonial Anna Falchi, che insieme saremo presenti al Taglio del Nastro di Casa Sanremo. E in diverse iniziative, diciamo, in varie manifestazioni del Festival della Canzone Italiana, Anna Falchi, ma anche altre modelle, sfideranno alcune mie creazioni. Io volevo ringraziarvi ancora una volta di tutto. Come dicevo, sono veramente onorato di aver potuto realizzare questi premi e raccontare quella che con la mia arte è la storia della musica italiana. Come dicevo prima, onorato di aver potuto rappresentare il mio territorio. Ringrazio di questo la mia famiglia e i miei collaboratori che mi stanno sempre vicini, e se riusciamo a fare queste cose grazie anche a loro, alla loro collaborazione, alle loro idee che quotidianamente condividiamo. Volevo ringraziare tanti amici, ringrazio anche le nostre istituzioni, non dico i nomi uno per uno perché
sono tutti quanti un po' sparsi. Ringrazio anche chi esternamente mi ha aiutato al fine di realizzare queste opere, ma anche nel packaging, perché la PPN Bassone ha realizzato anche gli astucci, per quanto vedete, molto carini, particolari, in vari colori, la parte grafica curata anche da Saverio Danese, la presenza anche di Lino Occhio, Ercole e Virillo, che hanno anche già loro avuto esperienze sanremesi, ecco, ringrazio veramente di cuore tutti quanti. Se vuole dire anche qualche parola il vice sindaco, visto che è qua a rappresentare anche il sindaco, io lo ringrazierei. No, noi soltanto per ringraziare e congratularci con Michele Affilato, che è giunto, diciamo, a rappresentare la nostra città, il nostro territorio, in manifestazioni molto importanti come quelle di Sanremo, che va in Mondovisione, o quasi, ramificando appunto la sua attività, la sua rete, e la cosa più importante è che le radici partono sempre da Crotone, da Piazza Pitagora, ecco. Sono dei rami molto, diciamo, lunghi che arrivano sin all'estremo est del nostro stivale, ecco. E quindi estremo ovest. E quindi davvero complimenti e congratulazioni al nostro artista crotonese, anche l'amministrazione comunale vuole stare al fianco di queste iniziative, già in passato quando c'era più possibilità di fare attività, diciamo così, esterne, cercavamo, diciamo, di affiancare questo tipo di iniziative, una parte di Crotone era presente a Sanremo, però oggi, diciamo, abbiamo come città, ecco, come amministrazione comunale, il delegato Michele Affilato a rappresentare il nostro territorio, e ne siamo davvero onorati ed entusiasti, perché so che è una vetrina molto importante e giova appunto al nostro territorio, perché dà davvero lustro e mette in vetrina la buona immagine di questa città. Grazie anche alla presenza del dottor Michele Vicente, presidente di Confindustria di Crotone, se vuole avvicinarsi anche a Michele per un saluto. Diciamo che tu porti il nome della Calabria nel mondo, quindi con il tuo gesto. No, siamo noi che dobbiamo ringraziare Michele Affilato per quello che fa. Io sono veramente orgoglioso di rappresentare una classe imprenditoriale. Oggi ho citato tre miei associati, perché c'è Michele, c'è l'azienda Tassone, ma anche Saverio Danese, che fanno parte di questo gruppo, ma ce ne sono tantissime. Io devo dire veramente grazie a lui per quello che fa, e soprattutto questo mi piace, la Crotone che noi portiamo in Italia e nel mondo. È la Crotone che dobbiamo saper spendere, dobbiamo saper vendere, perché noi non siamo solo aspetti negativi, che potrei citare tanti, ma evito di farlo, ma siamo questo, siamo professionalità, esperienze, abbiamo una storia che sappiamo vendere, e soprattutto tutta l'Italia ci vuole, tutta l'Italia ci richiede, e quindi complimenti a Michele, ma veramente complimenti a tutti per quello che fate, e andiamo avanti così perché siamo grandi. Comunicati stampa su un tavolino, per chi magari non l'ha preso potrebbe prenderlo lì. Io vi ringrazio ancora, abbiamo terminato, vi ringrazio per la vostra presenza. Grazie, allora facciamo un'intervista, complimenti.